Signori, benvenuti, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo in Svezia, a Stoccolma, perché abbiamo non un figlio dell'Irpinia, ma ben due figli dell'Irpinia. E quindi salutiamo e diamo il benvenuto a Nicolas Cappiello e a Giuseppe Ciao a tutti. Bernardo. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Allora, voi innanzitutto siete di Conza, giusto? Sì. Conza della Campania. Conza della Campania. Siete lì, tu Nicolas da 9 anni, tu Giuseppe da 2 anni, poi hai raggiunto Nicolas e avete una pizzeria. Come okay. Si chiama? Facciamo un po' di pubblicità, come si chiama la vostra attività? Allora, è una pizzeria, facciamo pizza contemporanea e si chiama Magari, Magari Pizza. Tra l'altro mi hai detto, mi hai rassicurato che non solo non fate la pizza con l'ananas, ma la password del locale qual è, del wifi? Io odio la pizza con l'ananas, la password del wifi. Okay. Proprio per essere chiari, prima domanda che voglio sapere, che faccio entrambi ovviamente, tu sei lì da 9 anni, dopo 2 anni, cioè 2 anni fa l'hai raggiunto anche tu Giuseppe, come sono andate le cose tra voi? Cioè, tu Nicolas hai detto a Peppe, oh vieni qua che si sta bene, come è andata? È stato, diciamo che per questi 2 anni che sono stato qua, prima di avviare questo nuovo progetto, ci siamo prima anche conosciuti a livello lavorativo, perché prima ci conoscevamo a livello di amicizia. Com'è il rapporto tra di voi? Nel senso che se uno propone una pizza e l'altro dice no, oppure è abbastanza collaborazione? Scendiamo parecchio al compromesso, sì. Ci pareggiamo a vicenda spesso, quindi... Cioè non volano le palette? No, dopo 2 anni ci cerchiamo di sentire il meno possibile a talento. Perché okay. Prima era peggio di mia moglie. In realtà se l'hai raggiunto perché ti eri stancato di telefonare tu... Sì, babbo, ma vengo là. Dite, dove si trova Magari Pizzeria a Stoccolma? Al centro, un po' in periferia? Così sì. Diamo un po' di coordinate. Allora direi al centro, però siamo un po' più verso l'esterno della città, quindi siamo in una zona residenziale, non ci sono tanti locali, però siamo comunque in una zona importante perché è uno snodo per altre direzioni. Si chiama Odenplan e sarebbe una stazione centrale che poi si divide e va in diverse direzioni. Quindi siamo centrali, però non proprio nella movida svedese, dai, diciamo così. Sentite, non per farci i fatti vostri, come vanno gli affari, come vanno le cose? Siete apprezzati nella città, la gente vi viene a visitare con piacere? Allora, possiamo dire che su Google abbiamo belle recensioni, anche se siamo aperti solo da 1 mese, quindi è ancora presto. Sì. La gente viene, il passaparola c'è stato, soprattutto gli italiani sono rimasti contenti, anche perché ci conoscevano già molti italiani, cioè, la città è piccola, Stoccolma non è grandissima, cioè gli italiani ma che stanno qua... quasi! Diciamo che gli italiani che stanno qua si conoscono tutti, quindi il passaparola è girato veloce, siccome già si conoscevano, avendo lavorato in altre pizzerie della città, si sono venuti a trovare, quindi vabbè, spero che chi viene da Campania c'ha la cena pagata, immagino. Certo, sì. ma anche da Avellino, basta che vengano dall'Irpinia è pagato. Sì. È stato difficile aprire un'attività propria in Svezia, la burocrazia ostacola è più maleabile rispetto a qua, cioè ci sono più pratiche da espletare oppure di meno? Le pratiche sono uguali, penso che se sei svedese è molto molto più facile, semplice. Da straniero, diciamo, da italiano, già capire alcune leggi è difficile. Poi quando ti presenti, diciamo che fanno tutto con più calma e quindi diventa più lunga la sessione. Vabbè, ce l'avete fatta, quindi vuol dire ce l'abbiamo fatta non con pochi sforzi, la verità, ci è voluto un po' di tempo. Senti, la famiglia di Magari Pizzeria da quante persone è composta? Allora, dipende che vogliamo contare. I figli non riconosciuti pure, vai. Un ragazzo è venuto e ha detto, ma allora chi mi fa le pulizie? Ci stanno due ragazzi, Nicola e Giuseppe.
Ah, chi fa le pizze? Due ragazzi, Nicola e Giuseppe. E chi serve ai tavoli? O Nicola o Giuseppe? No, per fortuna abbiamo un'altra ragazza che serve ai tavoli. Per ora siamo in quattro. Okay. Però, vabbè, quanti coperti avete più o meno? No, coperti sono 45, 50. Vabbè, insomma, vi ammazzate di lavoro praticamente. Sì, perché siamo noi due, dobbiamo trovare qualcuno che ci aiuta, è vero. Sì, siamo aperti 7 su 7, dalle 11 alle 22. Più italiani o più svedesi oppure turisti? Chi... Tanti italiani. Tanti italiani, ma penso che la maggioranza sono svedesi. Sì. Ma comunque abbiamo visto in un mese, perché Nicola vi può spiegare che l'apertura ufficiale l'abbiamo fatta il 16 di questo mese. Però sì, noi abbiamo iniziato... Il 22 febbraio a provare il forno, vari impasti, varie procedure, immaginate, per avviare una pizzeria con un clima diverso qui, cioè avevamo tutte diverse temperature delle altre pizzerie, però avevamo tolto i manifesti davanti alle vetrate, le persone guardavano e vedevamo che cacciavamo le pizze, e da lì abbiamo iniziato a farle provare. Arrivato 2 settimane. Scusa, gratis, possiamo pagare la pizza, ok, entrate, abbiamo fatto entrare la gente. La vostra specialità o le vostre specialità quali sono? Facciamo i cavalli di battaglia. Cioè, abbiamo una pizza con le polpette di mia nonna. Ah, proprio una nonna meluccia con una base margherita, polpette della ricetta di mia nonna e l'uscita ricotta. Guarda, io sono molto attratto dalle polpette sulla pizza, però il fatto che siano della nonna un po' mi incuriosisce. Poi facciamo come dolci babà, che li facciamo arrivare da giù, li facciamo arrivare da Secchi, da Conza, ci sta una pasticceria, eppure i cannoli vengono sempre da un paese vicino a Conza. Addirittura abbiamo importato le freselle, che ci sta un panificio a Conza e ce le mandano loro. Il caciocavallo da Caligno. Le freselle poi come le fate? Cioè bagnate col tonno, col pomodoro? Proprio all'uso. Ma com'è la reazione degli svedesi o degli stranieri alla presella? Il problema è farglielo capire che cosa sono. Quindi diciamo che sono all'inizio, gli diciamo che sono tipo bruschette, se no non capiscono. Poi quando lo assaggiano, ovviamente il condimento è buono, è quello della bruschetta più o meno, quindi gli piace, però il pane duro è difficile da farlo capire. Poi ci mettiamo una burrata sopra. Quindi questi, i cannoli e il babà che arrivano da giù, lo stesso sono... è difficile far capire che ci sta del liquore dentro al dolce, quindi all'inizio è stato complicato, ma piano piano lo stanno conoscendo. Vabbè, quindi comunque fate muovere anche un po' di economia irpina. Sì, abbiamo fatto addirittura le piastrelle con cui abbiamo ricoperto parte del locale arrivano lo stesso da giù, da Calitri. Ne abbiamo fatte, sono fatte a mano, abbiamo fatto venire giù. Sì. Ecco, io questo vi volevo chiedere: avete fatto il locale tutto IKEA o in Svezia è possibile comprare anche altri mobili? No, in realtà non c'è quasi niente che ha dentro il locale. Okay. Forse della lavagna per scrivere la pasta del giorno. Quelle forse. Come mai avete scelto Magari come nome? Diciamo che mentre ne parlavamo, perché il progetto va avanti da un paio d'anni che ne parlavamo di fare qualcosa insieme, di aprire un posto, e quindi mentre sognavamo dicevamo sempre magari, alla fine abbiamo detto no, dobbiamo chiamare Magari. All'inizio suonava male, suonava strano. Perché magari suonava un po' strano, però abbiamo detto dobbiamo chiamarlo così, e alla fine così è stato. Una domanda volevo fare a te, Nicolas, tu sei lì da 9 anni, quando sei partito, com'è accaduto? Cioè hai detto basta, vado in Svezia? Avevi un contatto? Una cosa strana, perché la mia moglie, che all'epoca era la mia ragazza, la mia compagna, praticamente aveva una cugina del padre che abitava a Stoccolma, e quindi ci invitò a venire qua in estate e a fare una vacanza. Siamo venuti e ci è piaciuto il posto, e quindi ci siamo messi a cercare qualcosina da fare. E abbiamo iniziato come dog sitter, sembrava strano, ma facevamo i dog sitter all'inizio e ci pagavamo giusto l'affitto,
E poi piano piano sono andato a cercare lavoro in pizzeria, è iniziato così, praticamente piano piano. Ma tu già sapevi fare il pizzaiolo? No, praticamente quasi niente, perché no, avevo studiato fino a poco prima di venire qua. Ero stato aggrottaminato all'università e quindi niente di, non avevo fatto questo lavoro, no. Conza della Campania, ti manca, vi manca entrambi? Sempre, sempre. Ci mancano gli affetti, ma pure le amicizie, ovviamente, ma anche le a volte il modo di vivere. Sì, quel giro che ti fai al bar, ti vai a prendere il caffè, qua è una cosa impensabile, quindi quello manca. In questo mese di aperture, anche nella parte progettuale prima dell'apertura, c'è mai stato un momento in cui, oltre a magari, qualcuno dei due ha pensato, ma chi me l'ha fatto fare? Sì, perché poi Stoccolma, purtroppo tutti, cioè, la quantità di denaro che ci è voluta non è... E tutti i costi sono stati il triplo di quello che avremmo speso in Italia, penso io. Diciamo già ci stavo facendo un attimo... Ogni giorno arrivava qualcosa che era una batosta, quando quella della ventilazione, quando i tavolini, quando le sedie, quando la vetrata, il forno che doveva arrivare da giù, perché il forno è arrivato da Napoli, quindi farlo arrivare da giù, 1800 kg, scaricalo a terra, nevicava mentre lo stavamo scaricando. Cioè, a un certo punto avevo preso la fobia di aprire l'email dell'azienda. Fermo. Vabbè, era proprio... giusto per sapere a quanto vendete una margherita, nel senso, per capire se poi i costi sono più alti, ma c'è anche un minimo di ricavo più alto in proporzione a noi, cioè la margherita a quanto la vendete? Ma ora la stiamo vendendo 11 euro. Diciamo che non siamo carissimi per non la Spezia. Però comunque la margherita, la media poi alla fine di 16 euro più o meno. Sì, 16 euro la media. Calcolate che una pizza gourmet anche qui costa 15 euro. Cioè non è quindi ho detto non siamo carissimi. La margherita. A Milano comunque la margherita pure costa 10 euro, quindi voglio dire. Non cambiano così tanto. È giusto per un cenno a quello che sta accadendo in Ucraina, la guerra, il conflitto. Siccome la Svezia viene nominata spesso per diversi motivi, com'è la sensazione là che notate voi tra gli svedesi o tra lì a Stoccolma? Cioè, che aria si respira? Allora, gli svedesi hanno sempre avuto una certa paura nei confronti dei russi, perché c'è sempre stato questo astio tra le due nazioni. I russi hanno sempre provato in qualche modo a entrare nei paesi scandinavi in qualche modo, quindi negli anni non è stato raro sentire notizie di allarmismi perché un sottomarino russo era entrato nel mar Baltico da qualche parte. E ancora adesso hanno fatto delle prove la settimana scorsa, delle prove con le sirene per attacchi aerei, penso, vabbè, le prove. E quindi la gente non è preoccupata, però sembra che stanno all'allerta, diciamo, quindi sono tutti pronti. Sì. Non è una bella sensazione essere pronti. Per noi che abbiamo appena aperto, no, non è una bella tentazione, la verità. E invece c'è una, qui si accusa molto una crisi del grano, una crisi energetica, lì si sta accusando. I prezzi sono aumentati, ma la farina che prendiamo arriva da Grottaminarda. Che bello, ragazzi. Dice che il grano è campano, dice che il grano è tutto campano, quindi noi questa crisi no. E la mozzarella arriva da. Comunque il prezzo è aumentato. È aumentato tutto perché il trasporto è aumentato. Il diesel è aumentato, quindi è aumentato. Siete encomiabili perché davvero tutto il pino. Tra l'altro, poi ci sono pizzerie da Avellino che magari la farina la pigliano veramente. Fagli vedere sta scritta. Grottaminarda. Una bella immagine che date veramente dell'Irpina, non solo di Conza, ma proprio di tutta l'Irpina. Anche perché voi non siete una pizzeria a sto punto italiana, siete una pizzeria irpina. Una pizzeria. Infatti non c'è scritto davanti pizzeria napoletana, a noi c'è scritto pizzeria contemporanea.
che poi cerchiamo di trasmettere tutt'altro, quando, nel senso, cerchiamo di trasmettere, ecco, vogliamo far cercare di capire che la Campania non è solo Napoli, ma c'è anche, ci sono anche altre città. Quando parli con gli svedesi, se vuoi far capire da dove arrivi, devi dire, e questa è una cosa dall'inizio, da 9 anni fa a questa parte, devi dire sempre Napoli, altrimenti non conoscono. Quindi è questo l'intento, di far capire che esiste altre aree oltre a quella di Napoli. Anche se noi dobbiamo tanto a Napoli per quanto riguarda la pizza, la mozzarella e tutto il resto, noi però siamo irpini e quindi cerchiamo di usare i nostri prodotti, e la nostra pizza è fatta con la maggioranza di prodotti irpini. Sì, e poi l'impasto segue quello napoletano, è vero, però molte pizzerie a Napoli usano i prodotti irpini, esatto. Se vuoi fare la differenza devi usare prodotti irpini, perché sono più buoni, cioè poco da dire. Ci avete detto che siete aperti praticamente tutta la settimana, quasi tutto il giorno, ma un po' di tempo libero per voi, ce l'avete oppure per ora non se ne parla? Attualmente non esiste tempo libero. Ne abbiamo avuto troppo prima. Stavo scherzando, perché prima lavoravamo e venivamo qua. Comunque no, ci alterniamo a volte il lunedì, ci prendiamo libero e rimane uno di noi, perché un giorno a settimana cerchiamo di averlo libero. Sì. Anche perché io ho un bambino piccolo che è nato da 6 mesi, quindi è difficile. Devi fare anche il papà, giustamente. Da qui a 10 anni qual è l'obiettivo? Cioè, come vi vedete, se tutto va bene? Bella domanda. Conquistare Stoccolma e allargarsi in altre città. Probabilmente l'obiettivo è quello di allargarsi, di andare altrove, aprire altri punti. Però se ti devo dire dove mi vedo fra 10 anni, non riesco ancora a immaginarmelo, quindi no, non lo so. Io penso che continuerò a fare pizza, sempre fatto quello. Però spero di farne di meno. Cioè, di farne tu di meno? Io sto parlando. Ora ci alziamo una media più di 100 pizze al giorno. Sì, diciamo che oscilla tra le 200 e le 150. A questo punto siamo arrivati quasi alla fine, quindi la domanda di rito che facciamo a tutti i figli degli irpini all'estero, cioè se un giorno desiderate tornare definitivamente in Irpinia. Chi risponde prima tu? Rispondi prima tu. Allora, se devo vedermi a vivere a Conza attualmente, è difficile, perché tra comodità e tra servizi che ho qua è difficile, però sicuramente vorrei tornare più spesso, quindi in versione vacanza tornerei tipo molte più volte, cose che sono 9 anni che non faccio più, non torno a Pasqua, non torno alle feste, perché di solito quando è festa noi lavoriamo, quindi tornavo solo d'estate nei mesi morti, tipo quei mesi dove non si fa niente, e invece adesso direi che tornerei più spesso e per periodi forse più lunghi, questo sì. Io credo che ecco quel problema di ritornare o di creare dello spazio per ritornare a casa propria, un giorno vorrei eliminarlo, ecco, cioè voglio tornare a Conza, torno, senza problemi, una volta al mese, sì, una volta al mese, una volta ogni 2 mesi, cioè non vorrei farlo come ora, che si deve programmare, poi si deve scappare, devi stare una settimana. Ora io non torno dall'estate scorsa, forse non sono mai stato tutto questo tempo fuori di casa. Dovete essere orgogliosi di quello che state facendo, perché state facendo veramente una bella cosa, questo vi va dato atto. Ragazzi, è stato un piacere, noi vi auguriamo grazie. Tutto il meglio per la vostra avventura e speriamo di poter un giorno assaggiare la vostra pizza, ovviamente. Vi aspettiamo. Sì. Santeris Godan 110. Va bene. Magari. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Grazie. Grazie. Ciao.